Buonasera! Allora, inizio così il vlog del weekend. È venerdì sera e Stefano è uscito dal primo giorno di lavoro e quindi dobbiamo andare a festeggiare. E, ho avuto tempo di prepararmi, quindi mi sono fatta un trucco un po' migliore con questa linea che non si vedrà mai, comunque c'è una linea verde acqua sotto l'occhio. Stavamo decidendo dove andare a cena perché mi avete consigliato nello scorso video, scorso, primo video vlog, un sacco di posti di sushi in cui andare a mangiare, ma stasera ci andrebbe il sushi, però avremmo anche voglia di mangiare fuori all'aperto e i sushi sono tutti chiusi al chiuso, quindi ora vediamo. Lì c'è Stefano che si fa i rotolini alle mani e ora appena si lava dallo specchio il signore, io vi faccio vedere l'outfit. Intanto mi metto qui a sedere con la Paola. E quindi dove si va a cena? Cosa stai guardando? Era molto epica la cosa. Paola. Sto facendo con i vestiti che ho perché non ce li ho ancora tutti. Questo specchio qui non c'ha luce. Va bene, ho questa maglietta nera in chiffon con il collo chiuso così, gli orecchini grandi con, vabbè, una stampa floreale, la solita collana che devo mettere dall'altro verso. E poi questi pantaloni a palazzo con questa fantasia in fondo. Senti, mi sposti lo specchio e rifaccio questa scena perché non No, si vede una mazza. non sposto niente. Te l'ho detto che volevo anche. Preparati, che poi preparo io. Infatti, sono pronto che no. Sei anche un gran figo. Non so È se prendo gli finito. occhiali da sole. Lo sai che mi devo specchiare, no? In astinenza da specchio. Ok. C'è il fidanzato poser. No, io sono pieno di specchi in casa. È vero, lui c'ha la casa ricoperta di specchi. C'è il calo? Sì, hai visto anche in bagno? Sono abituato a vedermi a mezzo busto, quindi mi vedo dalle spalle in Ah, su. io mi vedo appena sotto il mento con quello specchino. Sono Mi hai nana! mandato le. Sto cazzo! Ma non si dicono le parolacce nei vlog. Siamo usciti, siamo in via Vigevano, siamo scesi a Porta Genova. E ora andiamo a esplorare. Io sono comunque convinto che se dovessi scegliere, potessi scegliere dove vivere a Milano, vivere in questa piazza. Via Vigevano. Non so perché. Invece è un gran casino la sera. Con Vabbè, c'è da subito. Coi doppi vetri. Noi siamo in una zona tranquillissima, c'è Questo? casino Sul lato comunque. centrifughe? Sì, c'è casino comunque, ci sta dietro il retro di 12 palazzi. Va bene. Ora te devi guardare tutti i posticini, così li capito. Io propongo Carrefour Express, tra mezzino diviso in due. I Ora è vero che prezzi. dobbiamo andare sul low cost che siamo al risparmio. Tra mezzino diviso in due e birra Radler. Ecco, comincia la gente. Io comunque non so se hai la fame, ma dovrei già provare tutti. Anch'io, ho ancora quanti cappelli. Abbiamo deciso il posto per l'aperitivo. Birreria artigianale con birra alla pompa e birra alla spina. Diventeranno dei nostri posti. Io ho preso, come si chiama? Grazie. Tarcisio. E la sua? La sua è la Nice. È lo stesso birrificio, tra l'altro. Grazie. Me la prendi? È buona. Praticamente non sono birre spumose, non gassate. Sì, comunque Naviglio fa sempre molto vacanza. Non te l'aspettavi. Com'è? Sembra buono. C'è un'ottima consistenza il pesce. Stiamo osservando che il posto è un po' strano. Grazie. Quello è mio. Assaggia anche te, poi. Ah, io ora assaggio gli osomaki. Stiamo vedendo che questo è un po', non lo so, un'atmosfera un po' strana. Però il cibo sembra buono. E Stefano diceva che i salmoni che io non posso mangiare sembra un po' buono. Semplice. Ma caratteristico. Leggiamo nel pensiero. E ora mangio una fettina di sashimi. Di tonno. Poi mi sono arrivati gli osomaki di tonno, quindi ora assaggio. Buongiorno, io non sono ancora in condizione di farmi vedere al grande pubblico, ma qui c'è già il mio omino che sta tirando la pasta.
Questa pasta non l'ha fatta lui, ce l'aveva, insomma, una pasta che avevamo congelato, che ci ha dato il suo fratello, eccetera. E ora lui sta cercando di ristenderla. Come va questa avventura? Ci narri? Ma non abbiamo proprio, siamo con mezzi di fortuna. Sì, c'è il mattarello piccino e non abbiamo la spianatoia, quindi tagliere. La pasta è appiccicosa. E mi sembra che ti si stia rivoltando su se stessa. Sì. Viste le condizioni indecenti in cui versavo stamattina, ho deciso di non porre rimedio. Ieri sera alla fine abbiamo sbagordato e la mattina dopo non è mai un bel risveglio. Per me lo è stato. In realtà lui era felice, tipo pa 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 pa. Ma stai zitto! Abbassa la musica! Io sono un lione, vabbè. Poi dicevo, è settimana preciclo, tipo mi sto cominciando a gonfiare e innervosire. Quindi niente, stiamo andando a fare la spesa. Queste cose interessanti del sabato e del weekend. Ci compriamo oggi. Ah, poi vi faccio. Che tu fai? Sembrava vero? No, era vero, mi hai dato una manata incredibile. Mi sono incrociate le gambe apposta per fare, capito? Sì. Una cosa buffa. Oddio, sto con un rincoglionito. Veramente ho fatto apposta? Sì, sì. No, no, ma ci credono. Lo sai? Sì, no, no. Ma lo sai che le faccio queste cose? Sì, sì. Solamente la ripeto. Vai. Ritorno. Insomma, poi vi faccio vedere cosa è venuto fuori con la pasta. E comunque oggi ce ne mangiamo un po' con i pomodorini. E poi i pinoli, no, la ricotta, vediamo, non si sa. Vediamo. Sughetto col soffritto. Poi compriamo un po' di cene e pranzi. E ma te sei asciugate le mani? Giorni. Te sei asciugate le mani? Che vuol dire? Mi apri il culo anche lui della mia ipersudorazione. Testa di cazzo. Comunque sto con un rincoglionito, pure stronzo. Cosa ci guadagno io in questa relazione? Però so cucinare e lo fa lui il soffritto. Quello, l'unica, io ti tengo per quello. Queste ce le facciamo oggi, che secondo me sono tantissime, e queste sono per domani, che ci vengono a trovare i miei. In realtà mi porta le valigie. Non vogliamo parlare? E ora abbiamo tutto il frighino pieno. Che gioia quando c'è il frighino pieno. E ora ci stiamo scaroncicando delle olive. Stasera ho appuntamento telefonico col prof, perché ancora non ve l'avevo detto, ma è uscita la data della mia laurea. Il 13 sembra che la SBI si lauri finalmente. E insomma, mi sento col prof, col mio correlatore, per mettermi d'accordo sulla discussione, insomma, su come avverrà. Spero mi dia un sacco di dettagli, perché io, essendo ansiosa, più dettagli ho, poi più. Insomma, va bene, ora si magna. Siamo in Duomo, siamo venuti a passeggiare, ci sono i saldi, sono iniziati i saldi, ma non ne approfitteremo. Solo quando si troveremo roba Stefano gratis. Non... Esatto, a meno che Stefano non voglia comprare un gelato, che non so neanche se mi va. Ho più voglia tipo di McNuggets. Io non mi sento molto tranquilla, devo dire, anche se siamo a passeggio. Sto aspettando la chiamata di dopo. Lui dice che una cosina 5 euro la posso comprare. Sì. Ma a me non mi divertono questi saldi qui, mi divertono quelli finali in cui trovi le cose meravigliose. Sì. Invece no, a 2 euro. Devi essere tipo bravissima a cercare in questo. Cioè, capito? Cioè, datti tutta quella possibilità che c'è qua, te hai 5 euro da spendere, devi spendere al meglio. Guarda che è uno sfidone. Stiamo per prendere l'acquazzone del secolo. Ha iniziato a piovere, noi ancora non siamo affatto a casa. Abbiamo avuto l'idea di tornare a casa piena. No, ma mi riparati, non ci si arriva a casa. Oddio! Ce l'abbiamo fatta. Sì. Fradici. Ma caratteristici. Fagli vedere il tuo ciuffo, vai. Oddio. Tra l'altro sono anche sudata perché fa un caldo cane. Sì. Però questa tosse è acqua. Niente, ora ci si asciuga e poi io direi di
Fire to the ducks e cuocere gli arancini. Dai, però sono molto surf, eh? No? Non sono molto surf. Ma io ho le orecchie. Stiamo aspettando la partita coi partitizer. Li chiamiamo così, i partitizer. Abbiamo fatto il sofficino che c'ha dentro il prosciutto e questi sono arancini al pomodoro. Buona partita a noi. E poi dopo ci aspettano le pizze. E poi se vinciamo usciamo. Se no si dorme. Buongiorno. Sono arrivati i miei. Sì. La mamma ha portato tutto il cibino. Sono venuti a portarmi le famose valigie che ancora non erano arrivate. Mamma ha portato proprio ma tutto il pane, i crostini. Tanto una mamma, capito? Come le donne. Esatto. Ha fatto la carne col sughino, i funghini. Brava mami. E soprattutto mi ha portato questo pulezzo qui. Questo piccolo maiale. È vero? Niente, il pane, tutto, tutto. Allora. Grazie mami. Anche il sugo dei crostini toscani. Perché avevo paura che mancasse la già toscana. Fatti, già. Ciao Bippo. Babbo e Stefano sono ancora giù a scaricare le valigie. E a capire anche, penso, la macchina. Ma alla fine la macchina come fanno? Sembra che nei giorni festivi si possa prendere. Ok. E va bene, ora si prepara il cibino. Tutta la famiglia nella mia casina! Sì! È vero, amore! No, non l'ho fatto proprio, ho fatto le cose che c'erano. Ci chiedevamo se la casina fosse risultata istintivamente piccola. No, si entra e si ha l'impressione proprio di spazio. No, ma in quattro dentro, capito? Più tutte le valigie. Più tutte, eccole, eccole! Il resto delle valigie. Ora mi metto a sparare. La SB Invasion. Ora, le ho messe disordinate, però poi vanno messe ordinate. Capito? Dai, sembra un beone. Apri il vino? Sì. Piccolo pisello. Come ti trovi, piccolo pisello? Ecco, piccolo, piccolo pisello. Amore. Eh? Ma l'hai mangiato il pranzetto? O no? Sei troppo esitato? Ma te sciupi tutta l'apparecchiatura. Guarda lì. No, è giapponese, lo vedi lì. Sfruttiamo per la prima volta tutto il set. Tovagline neutri, colori neutri, un testa di cazzo sullo sfondo. Neutro. Crostini, ciccina della mamma, sughino. Ciao. Stiamo a prendere il gelato. Fa un po' caldo. E la granita. Siamo sul naviglio. Siamo venuti a fare un girino. E niente, ho preso la granita alla menta e poi si torna a casa. Comunque sono 50 gradi. Guarda come sei conciato. Io? Pippo. Come t'ha conciato? Pippo mi è salito col gelato sui ginocchi. Dove l'ha trovato il gelato? È qui, vedi? E Pippo gli si è preso la sottolina con l'acqua. Cosa, dov'è? Lì a Sant'Agostino c'era il gelato per cani. Sì. C'era? Il gelato per cani. Ah sì? A Sant'Agostino. Sant'Agostino a Renzo? Sì. Che ti danno prima. Alla gelateria della... Era tipo una bustina che mettevano nell'acqua fredda e... Non lo so, faceva una reazione e poi... Comunque i miei che non conoscevano, insomma, qua questa zona qua gli è piaciuto parecchio. Infatti è bella la veglia. Sì, lì alla chicco. Si gode. Sto mettendo a posto l'armadio. I miei sono andati e sono andati via prestino perché comunque da Milano a Arezzo ci vogliono delle ore. E io mi sono messa a riordinare i vestiti. Però a parte che devo fare su e giù con lo scaleo, ma insomma, sono tanti, sempre tanti. E stavo preparando anche video, gli abiti per il video, raccogliendo gli abiti del prossimo video. E poi metterò a stirarli, che domani lo giro. E niente, Stefano è sul divano, che si guarda il suo sport.
e non mi aiuta a mettere a posto i vestiti e mutande, non lo posso riprendere. Fa caldo, col condizionatore si stava meglio. Pagate. Ah, e poi prima praticamente il condizionatore fa la condensa fuori, perché naturalmente assorbe tutto l'umido e poi fa lo spisciolino in terrazza. Entra lì e poi c'era tutto uno spisciolino d'acqua che naturalmente si andava a cacciare qui, che c'è il buchino della terrazza. Io ero di là col babbo, quindi in realtà non ho sentito niente, ma ha detto Stefano che era qui con la mamma e è venuta sulla signora nel piano di sopra. Questo spisciolino d'acqua faceva una goccia, ma veramente una goccia, che andava non nella sua terrazza, ma davanti alla sua terrazza, come è normale che sia, perché c'è un canale di scolo, un canaletto piccolissimo di scolo, avete visto che buco che c'è. E lei è venuta sopra dicendo che la goccia gli dava noia. Che ha detto di preciso? Prima mi ha chiesto se si era allagato qualcosa. Cadeva praticamente una goccia ogni 10 secondi. Ma si è allagato qualcosa? No, il condizionatore. Allora deve raccattare in un bidone, perché non può far scorrere l'acqua, non mi dà noia. La gente è folle. Che poi voglio dire, anche lei ha lo stesso condottino che scarica la stessa goccia di sotto. Cenina pronta. Stasera mangiamo il melone col prosciutto e il prosciutto con la mozzarella, che sono due abbinamenti che, i meglio abbinamenti del mondo. Penso sia piuttosto presto che si mangi presto, non so in realtà di preciso che ore siano. E ho finito di mettere a posto l'armadio, poi ci si rilassa, ci si gode la domenica sera, che domani inizia una nuova settimana. Io sempre con queste cose nel capo, però niente, quindi il video finisce qui e noi ci si vede domani. Ciao, saluta, ciao.